Appena può qui. Mi spiace. Vabbè, se non può venire ci sono motivi. Penso che ci sia qui, cioè, siamo tutti noi che siamo sempre assieme. Quindi infatti abbiamo scritto anche un messaggio prima poco fa su Facebook dove ringrazio le persone che hanno fatto un messaggio. Allora, intanto oggi stiamo vivendo la sua campagna elettorale e la stiamo chiudendo in una maniera completamente diversa da come l'hanno chiusa gli altri, nel senso che vorremmo farla in mezzo alle persone, soprattutto discutendo di quelli che possono essere i nostri progetti per il prossimo futuro, anche di coloro che in questo momento magari per vicissitudini personali legati alla vita si trovano a dover affrontare queste difficoltà con un ente di discussione come Equitalia, che ha in sé tutta una serie di, diciamo, di cose mal organizzate che incidono poi in quello che può essere l'aspetto proprio della discussione di fronte di un fatto che comunque è dovuto, nel senso che le tasse devono essere pagate da tutti quanti. Ci possono essere dei momenti in cui per mancanza di tanti elementi, spesso anche la lucidità, perché chi si trova coinvolto in questa forbice, in questa tenaglia, magari per tanti motivi di dignità, eccetera, eccetera, non riesce a essere sufficientemente all'altezza per dominare quella che è una situazione. Che invece in un luogo come questo, che presto apriremo anche qui a San Luri, avrà modo di poter essere analizzato, ascoltato prima di tutto, analizzato eventualmente insieme con un'attività assolutamente legata all'attivismo, possiamo in qualche maniera gestire perché possono essere le situazioni di emergenza. Noi stasera abbiamo delle persone che hanno portato avanti questo tema anche e soprattutto a livello parlamentare, altre che invece lo stanno portando quotidianamente nel territorio attraverso il loro impegno, ma anche attraverso la loro testimonianza, anche nei confronti di chi effettivamente ha bisogno. Io direi di dare un po' la parola a queste persone, perché chiaramente ci daranno anche delle lucidazioni su quello che sarà il futuro di una situazione che stiamo affrontando, ma soprattutto di quello che possiamo fare noi come attivisti, fermo restando che in questa sede chiaramente noi abbiamo intenzione di essere veramente molto utili nei confronti delle persone che vivono in questo tratto di bisogno. Io do la parola a Emanuela, che è stata la promotrice parlamentare di questo. Sì, grazie Luigi. Allora, diciamo che questo lavoro su Equitalia fa parte intanto di uno dei punti programmatici del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, quindi l'abolizione di Equitalia, come tutti sapete, fa parte del nostro programma. Però al di là di quello c'è tutto un lavoro da fare che riguarda proprio la riscossione e questo, diciamo, ente di riscossione che ormai è diventato una sorta di flagello per questo paese, tutto un lavoro che va fatto a livello parlamentare per verificare situazioni che esistono ormai da anni e che sono ben note comunque anche all'attuale classe politica. Purtroppo notiamo che non si fa molto in questo senso, e questo probabilmente perché questo stesso carrozzone Equitalia è comunque uno dei tanti baluardi comunque della politica. Molti, diciamo, dirigenti di Equitalia, ma tanti anche di coloro che sono ai vertici sono nominati comunque dalla politica, quindi sarebbe illogico chi poi nomina dovesse poi mettersi in contrapposizione con queste persone. Quindi è ovvio che sono dei carrozzoni che trascinano tutta una serie di clientele, di situazioni poco trasparenti. Giuseppe Carboni, che è il presidente dell'associazione Artigiani di Sesto, ci può testimoniare questa situazione, perché lui
si occupa di queste tematiche da anni. E Giuseppe è una di quelle persone che con noi ha lavorato ad alcuni atti parlamentari che abbiamo presentato, per esempio sulla questione dei messi notificatori. Tra l'altro so che abbiamo ricevuto una risposta oggi, poi vi aggiornerò. Non so ancora quale sia il contenuto, non credo che sia soddisfacente, perché già quando presentammo il question time in l'interrogazione, chiamiamola così, in aula, la risposta fu abbastanza diciamo poco chiara, nel senso che il ministro ci disse che aveva già attivato tutte le ispezioni nelle sedi regionali proprio per la problematica dei messi notificatori non correttamente contrattualizzati, però ancora ad oggi stiamo aspettando le risposte. Poi dopo è arrivata anche la sentenza della Corte Costituzionale sui dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Si stanno verificando una serie di situazioni che comunque stanno mettendo in luce tutte le problematiche di questa di quello che ormai è un groviglio dal quale non si riesce più ad uscire. Certo è che abbiamo il sentore che la stessa Equitalia possa aver evaso il fisco, per esempio sul discorso dei messi notificatori non sono stati versati contributi a migliaia e migliaia di lavoratori. Già quello dovrebbe allarmarci, perché dico Equitalia comunque sta lavorando per lo Stato e fa parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi è un tutt'uno con lo Stato e dovrebbe in primis essere controllata a tutti i livelli. Invece cosa accade? Che è proprio lo Stato che dovrebbe essere dovrebbe operare in una certa maniera, si macchia di quelli che a nostro avviso sono dei delitti, perché quello che sta succedendo con la riscossione, col sistema di Equitalia che oggi ha i poteri dell'ufficiale giudiziario che sta pignorando le aziende, ogni giorno sentiamo storie veramente drammatiche di persone che vengono comunque, che perdono le attività, che perdono le loro, la prima abitazione addirittura, finiscono in strada a causa di questo indebitamento. E sembra che questa situazione non abbia alcuna soluzione. Noi abbiamo già detto che le tasse ovviamente le devono pagare tutti, però è anche vero che ci vuole maggiore equità. Non si può essere forti con i deboli e deboli con i forti. Non è, questa è una cosa inaccettabile. Quindi bisogna tutelare quel tessuto sociale, tutti quei lavoratori che oggi appunto stanno perdendo tutto a causa di questa problematica, anche perché, ripeto, è una problematica che ormai è diventata sociale, è un allarme sociale. Noi l'abbiamo visto perché recentemente abbiamo inaugurato il primo punto civico dedicato appunto a queste tematiche e in una giornata i nostri amici attivisti ce lo possono testimoniare, sono arrivate tantissime persone da tutta la Sardegna con cartelle veramente superando 1 milione di euro, quindi è chiaro che c'è un problema che è stato taciuto per troppo tempo e che comunque va affrontato. Noi con il Movimento 5 Stelle stiamo chiedendo questo, non vogliamo creare ulteriore allarme sociale, stiamo cercando di farci carico anche noi di questa problematica e trovare magari delle soluzioni proprio per evitare che poi questi drammi sfocino in situazioni ancora più drammatiche. Molti imprenditori si sono suicidati per questo motivo, eccetera, però purtroppo accade anche quello. Per quanto riguarda il punto civico, ecco, una cosa importante, quello di Cagliari è un esperimento, quindi necessita di una fase di rodaggio, proprio perché è tutto, diciamo, tutto si svolge nel più completo, nel segno del Movimento 5 Stelle a livello civico, è tutta, diciamo, opera dei nostri attivisti che si prestano gratuitamente, questo va detto, perché qualcuno stava anche insinuando, così invece, ahimè per loro, lo fanno gratis e lo fanno con piacere, come dovere civico, così come sono tutte le attività del Movimento 5 Stelle. Ripeto, questo punto civico per adesso resterà unico in Italia per alcuni mesi, perché necessita di una fase di rodaggio e ovviamente per attivarne degli altri
dovremo ovviamente verificare quanto e come sarà efficace questa idea, perché ripeto, è un esperimento, e perché abbiamo delle persone capaci, abbiamo con noi anche, oltre agli attivisti, anche Giuseppe, che ci sta dando una mano. E basta, per il resto che dire. Luigi, il nostro Luigi ha già detto che è pronto, operativo per inaugurare il prossimo punto civico. Dobbiamo solo attendere questa fase, ripeto, comunque di rodaggio. Grazie, Maria. Va bene, grazie. Io adesso passerei la parola proprio per dare un'idea di quello che può essere il problema a livello regionale a Fabrizio, che ha un'esperienza in tal senso piuttosto consolidata. Prego, Fabrizio. Io vi ringrazio. No, non pensavo di intervenire, non mi sono preparato nessun discorso, anche perché la volta scorsa ci siamo già pronunciati, ma dato che l'occasione è sempre utile, ci rendiamo disponibili a questo. Faccio parte di un'associazione di volontariato che da tempo, come voi sapete, cerca di avversare queste assurdità di sistema. Lo facciamo in modo tale da poter dimostrare che con delle correzioni questo sistema sarebbe più foriero di gettito per lo Stato di quanto non lo sia oggi. Questo a dimostrazione che non è che il sistema non sappia di essere fallimentare, lo sa benissimo. Il fatto è che prima ancora di sorgere questo sistema, con la demagogia della lotta all'evasione, invece ha creato degli apparati funzionali a perseguire la semplice morosità dei cittadini in difficoltà. Con la demagogia però della lotta all'evasione si è pensato, per efficientarla, di dare una sorta di premialità, in parole ancora più povere, fintamente perseguendo gli evasori, che in realtà per il 90% sono entità speculative di tipo bancarie, i veri evasori mascherati dall'elusione, hanno creato un sistema che perseguita il cittadino che è indietro con la sua morosità e che come tale è già ben conosciuto al fisco, perché nel momento che sei moroso, perché sei indietro di qualche arretrato, ti sei autodenunciato ai sistemi informatici che sono automatizzati. E la premialità non è proporzionale a quello che incassa lo Stato. La premialità per il 90% di quello che frutta questi signori è proporzionale all'ammontare del debito che riescono a creare. In parole ancora più povere, il sistema Equitalia, prima ancora di essere formato, ha fatto sì che i parlamentari corressero a metterci i loro amici parlamentari trombati e tutti i loro codazzi di sottobosco partitico, perché c'era da fare soldi. C'era da fare soldi al di sopra dei cittadini in difficoltà. Col sistema debitalista c'era da collocare una grande massa di funzionari pubblici, attinenti ai partiti e ai sindacati, che non la trovavano, una volta tramontata l'idolo della possibilità di far pervenire i soldi dall'Unione Sovietica per il vecchio PC, tramontata l'idea di poter continuare a far pervenire i soldi attraverso le cooperative rosse, attraverso l'epoca PDS, voi ricorderete quando sono stati scoperti i conti Greganti, i conti Gabbietta, eccetera. Allora si è pensato di finire di collocare tutti questi funzionari in questi enti satellite più o meno parassitari, con la demagogia della lotta all'evasione. Questa demagogia ha fatto sì che questi signori prendano la provvigione sul debito che riescono a gonfiare. Gliel'ha creato il settore fiscale di Banca Italia, un sistema perfetto, gli ha detto: guarda, tu perseguita le persone in questo modo, basta che lasci tranquilli noi che facciamo le triangolazioni con Lussemburgo, perfettamente legalizzate dai decreti D'Alema, e crei questo sistema che persegue la logica bancaria fatta di derivazioni di tipo anglosassone, con un insieme di budget sul debito che si crea, per cui l'automatismo fa sì che quando il cittadino in difficoltà già ha una sanzione dall'ente impositore, che porta il debito molte volte quasi al 100%. Una volta che entra nel meccanismo di Equitalia viene fatto oggetto di una serie di sanzioni addizionali, per così dire dinamiche, che aumentano nel tempo, che sono 1000 balzelli per non superare la soglia dell'usura, ognuno di loro ha piccole percentuali, 1%, 2%, 3%, però si sommano e complessivamente ogni anno fanno lievitare il debito del 35%. Fatto sta che in questo modo ogni due anni raddoppiano. Questi signori sono riusciti ai debiti dei cittadini italiani morosi, in difficoltà, non evasori ricchi che i soldi non li mettono a disposizione per altri motivi, ma quelli che i soldi
sono in forte e grave difficoltà per metterli, ad aggravarli sino al punto di portarli a 600 miliardi di euro, una cifra gonfiata ad arte sulla quale questi signori prendono la provvigione. Di fatto poi lo Stato non prende neanche 6 miliardi, però deve riconoscere la provvigione a tutto questo apparato satellite, prevalentemente parlamentari dei partiti nazionali di governo, quindi PDL, PD, ma prevalentemente PD perché è una macchina molto più complessa, e li prende sui 600 miliardi, quindi lo Stato è sotto ogni anno per questo sistema demenziale di calcolare il tipo di provvigione per l'efficientamento. La proposta quale sarebbe? Diamo il premio all'efficientamento su quello che incassa realmente lo Stato, così che questi signori non hanno nessun interesse a rovinarti, anzi, glielo diamo ancora di più se riescono a recuperare l'utente, in modo tale da ridargli il DURC e da rimetterlo a lavorare. Oggi invece sono premiati, paradossalmente, perché si rovini l'utente. In questo modo si pregiudica la contribuzione futura anche, perché loro stessi hanno ammesso che di questi 600 miliardi, 560 sono irrimediabilmente crediti non esigibili, hanno confessato cioè l'economicidio che hanno attuato in questo modo per prendersi le provvigioni loro della sparizione di tante piccole e medie imprese che costituivano il tessuto socio-politico che si autososteneva delle piccole e medie famiglie, delle piccole e medie aziende che poi, se lasciate in pace, possono anche diventare grandi. E questo è un dramma che va scongiurato. Noi abbiamo suggerito, oltre che esserci confrontati con tanti parlamentari, tra cui senatore Pedica e Confedecontribuenti, aver fatto veicolare delle idee che sono sembrate anche accettabili, fra le quali il Movimento 5 Stelle ha tratto motivo, e noi lo ringraziamo, per fare una proposta di legge tale da far sparire questo sistema privatistico e farlo confluire in un sistema veramente pubblicistico come quello che propone il Movimento 5 Stelle. Ben venga questa possibilità. Abbiamo anche suggerito, da qui a questa riforma ben augurata, di attuare due correttivi semplicissimi, cioè mettere un tetto massimo in modo tale che il cittadino non possa mai vedere il suo debito più che raddoppiato, una volta che arriva al doppio si fermi, e un tetto minimo soprattutto perché quando non può pagare in altro modo che non vendendo la sua azienda, il suo garage, il suo bene secondario messo all'asta, visto che il bene primario deve essere intangibile, questo non possa mai andare all'asta a meno della metà del suo valore. Meglio sarebbe i due terzi, ma diciamo almeno la metà. Finalmente alcune magistrature sensibili stanno recependo questo significato, hanno emesso delle sentenze, creando imbarazzo nel governo che ha dovuto mettere un correttivo nel milleproroghe che accetta in qualche modo questo concetto. Stiamo arrivando finalmente a far passare, grazie al sacrificio però di tante persone, come diceva Manuela, che l'hanno finita per perdere la dignità e suicidare la propria azienda, a volte anche la propria esistenza, siamo riusciti a far passare alcuni concetti molto difficoltosamente. Speriamo che si mettano questi due correttivi in modo statuito, in modo insuperabile, così da riportare tutto questo nell'alveo della normalità. Al momento però ancora i debiti dei cittadini possono essere portati da 10 a 1000, di fatto vedere aggredito un bene da 100 e svenduto per 10, il che non ha nessun senso, me lo lasciavi a 10, non voglio né sanatorie né che ci speculi, l'avrei pagato. E intere aziende, interi villaggi turistici svenduti a porte chiuse nelle aste giudiziarie criminali quasi come una regalia. Questo è un qualcosa che non ha senso e deve essere modificato. Quindi noi non possiamo che prendere atto che la vostra parte politica trova ragionevoli queste proposte, ha elaborato anche un concetto di trasformazione di questo genere di assurdità in un qualcosa di logico, e non possiamo che ringraziare. Per quanto riguarda poi i fatti concreti, civici, da poter fare nelle varie località che sono sensibili all'argomento e che trovano cittadini invece attivi che cominciano a poter fare qualcosa, c'è questa possibilità oggi, cioè quella di chiedere una revisione di tutte le nostre vecchie cartelle attraverso delle istanze che poi Giuseppe vi spiegherà meglio, e questo fa sì che il cittadino un pochettino cominci a mettere ordine quantomeno nelle sue cose, si dia un indirizzo su come poter trovare la quadra su tutti questi foglietti che ci mandano in giro, che quando uno è preso da mille commesse può già sul frigorifero, sul camminetto, quando vengono troppe anche dentro, e si metta in condizione di poter fare le proprie istanze, e che quando a queste istanze legittime, perorate anche da dei punti di aggregazione come questi, dove possano essere date in modo corretto e inoltrate, quando le risposte che vengono date siano illogiche o immotivate, si possano azionare i presupposti legali per far rispettare questi diritti. A quel punto abbiamo la prova provata che questo ente non solo
questa istituzione che una volta prestava giuramento allo Stato era fatta di funzionari che avevano un'impostazione pubblicistica, o per motivi di debito pubblico, per motivi di debito privato, fa molto gola ed è bene trovare funzionari che non facciano molte obiezioni. Prima di queste storture che sono avvenute negli anni 90, prevalentemente sotto il governo Amato, l'ufficiale della riscossione doveva prestare giuramento allo Stato e fra questi giuramenti era compreso il fatto che doveva attenuare la propria forza, la propria coercizione quando c'erano delle crisi o delle carestie, ad esempio, perché doveva sempre tenere presente il simulacro insuperabile della salvaguardia del lavoro, del rispetto per il risparmio e del diritto all'abitazione. Immaginate delle cose così scontate, conseguite come diritto da molti anni, ancora prima della guerra, che improvvisamente, dopo che l'Italia in qualche modo si è fatta valere anche a livello nazionale e internazionale come una nazione stimabile, sono tratte esautorate, mentre noi guardavamo Mani Pulite, da una crica di affaristi che ha convinto lo Stato a trasformarsi in molte sue funzioni in SPA di tipo privato per favorire queste lobby. E quindi avete o potete avere prova provata che alcuni di questi gentiluomini che siedono in questi posti sono in realtà dei veri e propri lestofanti. Prima o poi questa cosa finirà e verranno smascherati. Al momento noi comunque nel nostro piccolo dobbiamo preparare queste istanze, muovere gli avvocati quando sono onesti e preparati per assisterci e vedere di far valere le nostre giuste prerogative. Il movimento politico a sua volta può muovere delle interrogazioni parlamentari, oltre che fare delle proposte di legge e fare anche le proprie obiezioni nelle commissioni, nelle sedi competenti, e quindi in questo modo si fa sistema. Pertanto noi non possiamo che ringraziarvi. Come associazione di volontariato noi ci siamo interessati di questa materia con un unico grande obiettivo: non doverlo fare più, cioè dire non appena si riprendessero le condizioni normali, di vita normale, ognuno di noi vorrebbe ritornare alla propria vita e poter continuare a occuparsi delle proprie cose, ma sinché questo non è, la nostra preoccupazione principe è quella di non mollare la spugna. Perché? Per non lasciare un domani i nostri figli in una condizione in cui questo tipo di normative inquinate da questi squali, se già ha fatto a pezzi noi, ci farebbe ancora molto più imbestialire nella tomba se facesse a pezzi di questi nostri figli. Quindi sinché questo non sarà, sinché queste leggi non cambieranno, noi saremo al fianco di qualsiasi parlamentare, di qualsiasi cittadino onesto che si voglia battere, quantunque noi non siamo sicuramente cittadini modello, ognuno di noi ci avrà la rogna, però ci rendiamo utili per questo aspetto a dare una mano per quanto possibile e combattere le ingiustizie e portarle in un alveo di ragionevolezza e di razionalità. Quindi sarò brevissimo, non possiamo che ringraziarvi e se serve metterci a vostra disposizione. Grazie, grazie di tutti.